Care sorelle e fratelli all'ascolto, in questa domenica ci ritroviamo alla presenza del Signore per essere felici insieme e lodarlo. Proclamiamo la nostra lode a Dio, pregando con le parole del Salmo 105, i versetti da 1 a 4. Celebrate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli. Cantate e salmeggiate a Lui, meditate su tutte le sue meraviglie, esultate per il suo santo nome, gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Signore, aiutaci ad invocarti per davvero. Aiutaci a testimoniare i tuoi prodigi, insegnaci a lodarti per le tue meraviglie, ma soprattutto a farlo con gioia. Dacci la forza di cercare il tuo volto nel lungo e tortuoso cammino della nostra vita. Amen. Proseguiamo la nostra preghiera con l'inno 25. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi il lezionario comune riveduto ci suggerisce alcuni versetti tratti dal capitolo 12 della lettera che Paolo scrive ai Romani. Vi propongo di meditare insieme sui versetti dal 17 al 21. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Il Signore benedica la lettura della sua parola. Care sorelle e cari fratelli, le parole che Paolo ci lascia in questo testo sono belle, giuste e sagge. Ma un po' come quando si chiede la pace nel mondo, anche un po' astratte. Infatti, che cosa vuol dire fare del bene o del male? È sempre giusto rimanere in pace con tutti e tutte? È possibile non vendicarsi?
Anche solo trasformando il testo in queste semplici domande, ne intravediamo la complessità e non ci sembra più così immediato. Proviamo dunque ad affrontare questi tre nodi che sono venuti al pettine nel nostro testo. Primo nodo: è possibile non vendicarsi? Nel mondo di oggi parlare di vendetta non sembra più attuale. Oggi come oggi non c'è, o ci auguriamo che non ci sia, più nessuno che ha subito un torto pensa di farsi giustizia da solo. Ma la vendetta non è solo questo. Il sentimento della vendetta è più subdolo, è quella sensazione che ci prende quando subiamo un torto e auguriamo alla persona che ce l'ha fatto che gli capiti la stessa cosa, se non di peggio. E questo desiderio l'abbiamo provato tutti e tutte almeno una volta nella vita, ed è a starne lontani e lontane che Paolo ci invita. Ma ammettiamolo, questa richiesta di Paolo ci sembra ingiusta. Se qualcuno ci fa del male, almeno soffra anche lui o lei, altro che dargli da mangiare se ha fame, come ci suggerisce il testo. E invece, se ci riflettiamo bene, e questa è l'unica strada da percorrere per interrompere la catena della violenza che altrimenti si innesca e si propaga. Non solo, se noi al male rispondiamo con il bene, sorprendiamo il nostro interlocutore, lasciandolo spiazzato, mostrandogli che la violenza non è l'unica strada possibile. Ma non solo, rendiamo manifesto che a lui è concessa una seconda possibilità. Di fronte a questa nuova prospettiva, il nostro nemico non potrà, come ci dice il testo, che coprirsi di vergogna con un sonoro: come ho potuto non arrivarci prima? E così il nostro diritto di essere risarciti è salvo, ma anche la vita del nostro interlocutore, della quale ricordiamocelo sempre, può solo disporre Dio. Ma lo abbiamo detto. Non è tutto qui. Secondo nodo. È sempre giusto rimanere in pace con tutti e tutte? Certo, le persone che si mettono alla sequela di Cristo devono essere disposte all'ascolto e al dialogo con le altre e gli altri che incontrano per strada, ma questo non significa essere forzosamente accondiscendenti. Non a caso Paolo è molto chiaro. State in pace se potete. E per quanto dipende da voi. Stare in pace allora indica l'atteggiamento accogliente che dobbiamo avere con tutti quelli che incontriamo, e non un dar loro sempre ragione. Per amore di Cristo i suoi seguaci possono e devono dire ciò che pensano sia giusto. Come direbbe Calvino, non dobbiamo diventare condiscendenti sul peccato degli altri e sul nostro, aggiungo io, per preservare la pace. E veniamo al terzo nodo. Che cosa vuol dire fare del bene o del male? Forse leggendo Paolo lo abbiamo capito. E fare il bene, così come fare il suo contrario, il male, non è affatto astratto, come ci pareva all'inizio, ma anzi, piuttosto concreto. Fare del bene significa non lasciare fuori dalla grazia di Dio nessuno, nemmeno quelli che ci hanno fatto del male. Ma anche essere capaci di ascoltare tutti e tutte, sentendoci libere e liberi di dire che cosa nel nome di Cristo e della sua grazia ci pare giusto o sbagliato. Questo è stare in pace con noi stessi e con il mondo. Paolo ha il coraggio di esortarci a vincere il male con il bene, perché se il male ci mette l'uno contro l'altra con la vendetta, il bene ci riunisce tutti sotto lo stesso tetto. Quello del perdono, delle possibilità nuove e della grazia di Dio. Paolo ha il coraggio di esortarci a vincere il male col bene, perché se il male attraverso il giudizio ci divide, il bene ci unisce sotto l'ombrello della pace, dell'ascolto reciproco e dell'accoglienza reciproca. Paolo ci indica in modo perentorio la differenza tra bene e male. Non in senso moralistico, non per dirci come fare i bravi bambini, ma per indicarci la strada di Dio, la strada della libertà. La strada che indica Paolo, insomma, non va seguita per diventare più educate o più educati, per essere accettati e accettate dalla società, ma per riconoscere da dove veniamo,
per imparare a guardare gli altri e le altre con occhi diversi, non più come semplici individui con i quali dobbiamo per forza convivere, ma come fratelli e sorelle che insieme a noi condividono sì il peccato, ma anche il perdono di Dio e l'essere suoi figli. Nella prospettiva di questo testo paolino, allora il fare il bene è tutt'altro che scontato, tutt'altro che già scritto, tutt'altro che ingabbiato nelle regole già scritte dai ben pensanti. Fare il bene ci mette in gioco, ci costringe a cambiare prospettiva, a guardare l'altro e l'altra che ci si para davanti, non con lo sguardo più comodo del pregiudizio, ma con quello più incerto, ma più stimolante e realistico dell'ascolto, del dialogo sotto lo sguardo amorevole di Dio. Un ultimo particolare che a mio parere fa riflettere. La questione del rapporto che abbiamo con gli altri e le altre, nostre sorelle e nostri fratelli. Vendetta sì, vendetta no, rispetto, ascolto reciproco, tolleranza, cosa siano, male e bene. Non è affatto un problema nuovo. Infatti, Paolo stesso, per affrontare questa questione palesatasi anche tra i Romani, cita ben due passi dell'Antico Testamento. Il primo dal libro del Deuteronomio e il secondo da quello dei Proverbi. Se, come sembra, la questione vendetta sì, vendetta no, rispetto, ascolto reciproco, tolleranza, cosa siano male e bene, tende a ripetersi in ogni epoca, significa che l'essere umano in ogni tempo rimane ciò che è, egoista, invidioso e vendicativo, ma significa anche che Dio, con ogni mezzo, continua a dire a quell'essere umano lì, proprio a quello, che può e deve cambiare. Questa sfida, per quanto difficile oggi, è lanciata anche a noi. Amen. Ci raccogliamo in preghiera con l'inno 45. Thank you.
Dio, accogli le nostre preghiere che timidamente ti rivolgiamo, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu hai il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Aiutaci, oh Signore, affinché le parole dette e le preghiere fatte siano davvero il tentativo di sentirci fratelli e sorelle, come Paolo di Tarso, illuminato dalla tua grazia, ci ha esortati oggi. Dunque, con la certezza del perdono e della vicinanza di Dio, come ci insegna Gesù, andate per tutto il mondo. Predicate il Vangelo ad ogni creatura. Con questo impegno scolpito nei nostri cuori, ci benedica il Dio della libertà, della pace e della giustizia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana.